sono resistenti alle principali malattie fungine. Questo ha portato a scegliere la Fondazione Foglianini, che è quella unita alla comunità. Ragazzi, stiamo scavando la carovana, si vede, cioè, in notturno, ma guardate che panorama è. A vedere le VG, cioè, signori, questa qualità. C'è Castango X dietro. Ottimo, ottimo. Ok, siamo arrivati all'ingresso. Castello medievale notturno. Raffi, come commenti? Là c'è un'altra porta. Poi arriveremo. Sì, sì, ma ci sono. La location è quella. Veramente. C'è anche la nonna, ma non si vede. Oh, sì. Forse un po', no. Sì, si vede un pochino. Un po', eh. Vieni a salutare. Ciao. È un sacco di zoom, però, così, vabbè. Ciao. Ciao. Si vede solo il rossetto. Vabbè. Abbiamo raggiunto la zona del Castello Vecchio o Castello di San Faustino. In realtà siamo già all'interno. No, quello là è Castello Nuovo. Siamo qua dentro. Già questo, vedete qua queste mura? Integrato con la roccia perfettamente, era tipico dei castelli della zona, per piantare dei pali e creare una scala che salendo da questa parte saliva nella parte alta in quell'accesso, ok? Che era in pratica un passaggio di ronda, probabilmente, per controllare questo versante. Invece, da questa parte, tutta questa parte qua sotto, erano probabilmente le cantine che erano coperte a volta. Continuando di qua nella parte più fonda c'è la ghiacciaia, c'era la ghiacciaia. Essenzialmente che cos'era la ghiacciaia, se non lo sapete? Era il posto dove venivano conservate le principali, i principali cibi che andavano a male velocemente. Veniva riempito o di neve, nevaio, o ghiaccio, diciamo. Sono un ponte levatoio. Non mi sembra giusto. Sì, ma foto c'è il vuoto. La prima parte era coperta a volta, poi il resto invece era coperto a tetta spiovente che si apriva sul cortile principale, che è quello che stiamo percorrendo adesso. Quindi questo era l'aperto, mentre sia quest'ala che questa parte erano coperte da tetta spiovente. Almeno questo nell'ultimo restauro del 1500, che è quello che ci restituisce un pochino che cosa era presente all'interno del castello. La ghiacciaia appunto rimane qua sotto, la ritagliamo sulla passerella in modo che possiamo vederla. Da quell'ingresso là sotto si scendeva in questa zona. Sotto qua c'è tutta una stanza coperta e appunto questa era la potenziale ghiacciaia. Vedete che c'era un piano sopra, in quella parte, vedete che escono delle rocce, appunto veniva posto un piano sopraelevato. Ok, pure, appunto. Ci sta. Queste sono due tombe, probabilmente collegate alla prima fase della cappella, appunto quella longobarda, in cui erano sepolti probabilmente due nobili longobardi che governavano questo territorio. Tuttavia non possiamo dirlo con certezza perché al momento del ritrovamento erano già prive di corredo e quello che ci serve per identificare chi era sepolto è appunto il corredo. Tuttavia, sia per la storia della cappella che per la conformazione scavata in questo modo nella roccia, sembrerebbe collegarsi a questo periodo. Appunto, poi questa qua invece è il campanile, appunto, della chiesa di San Faustino, come dicevo di sotto, è stato rifatto da Emilio Visconti Venosta a inizi 900 fino a 800. La campana al momento non è più presente, anche se lui aveva fatto tutta questa fatica per farla rimettere in sesto, e dovrebbe essere, se non ricordo male, Barbara, correggimi se sbaglio, alla chiesetta sopra di Ravoledo, giusto? Ravoledo, esatto, i battisteri alto medievali a ridosso dell'anno 1000, e quindi in realtà appunto si potrebbe stare benissimo con le larghe alla chiesa. L'edificio invece che rimane lì era probabilmente la casa, la residenza del cappellano della chiesa, ok? Che aveva appunto una residenza collegata al castello e vicina alla chiesa, ovviamente per scopi religiosi. Ok. Qualità,
e si vede di più al 4 sferimento. Se metti 60 fps 4k non vedi niente, se metti 30 più sono gli fps più scura l'immagine. Per quello che tra 4 gira bene, limpido come il signore. Adesso vedi quando usano le... Sì, beh, qua li trovano veramente vampiri. Se vedi quando usano le... notturna, medievale, mezzanotte. Ha detto che qua era... No, ma qua era tutto coperto, forse me no. Coperto no, questo no, sono due diversi. No, c'era il passaggio. Guarda che rocce. Cazzo, che pareti di rocce, cioè. Era interno comunque. Qua è veramente... Penso chiuso. Pensava strada che non c'era la statale, cosa c'era? Sentierino, no, c'era la palude lì, palude ancora. Vabbè, già c'era l'alta. No, palude, sì. Ma no, ma anche qua. Anche qua, Non era spettacolo. VG, solo qualità vi porta, ragazzi. Niente da dire. Ok, una palla di cantone. Adesso ci troviamo sotto uno dei due ingressi, in realtà il secondario, di Castello Nuovo o Visconteo, che è appunto il castello più recente. È un castello del 1300 questo, e a differenza di Castello Vecchio è un castello principalmente militare, fatto per scopi militari. Cosa succede infatti nel 1300? Gli equilibri politici cambiano leggermente in Valtellina e in generale nella diocesi di Como. Viene intrapresa, partendo proprio da Grosio, una spedizione che attraversa la Val Grosina, ok, non la valle principale, per coglierli di sorpresa. Una spedizione, buona parte composta da mercenari al soldo del Duca di Milano, che va a distruggere, diciamo così, Bormio. Appunto va alla Val Grosina, come detto, per prendere di sorpresa difensori. Riesce questa spedizione, quindi Bormio venne presa anche abbastanza facilmente, e quindi la Valtellina, l'Alta Valtellina, viene pacificata sotto i duchi di Milano. Questo però porta un pochino alla fine della vita del Castello Nuovo. Infatti questo castello era stato costruito con il preciso intento di prendere Bormio. Una volta presa Bormio, perde utilità militare. E quindi viene lentamente, ma gradualmente si utilizzò, abbandonato. Okay. Si stima già che nel 1450 era già in stato completo di abbandono. Infatti nel 1500, quando i prigioni scendono in Valtellina e la mettono in un'altra torre all'interno, probabilmente svolgeva un ruolo simile, o essendo più alta, avendo le parti più alte, poteva essere usata come colombaia per la cattura e utilizzo delle colombe. Stango X, gli antichi messaggi, gli antichi sms. Che personaggio, Stango X, domina il castello. Tua proprietà è uno stango. È più che toglie la scarpa. Però ti permagno, però mi sa che è peggio questo. Ah, ok. Sì, è... Diego. No, sono io perché ho detto cavolo. Diego. Sono perso. Più che altro è già pericoloso normalmente di notte, ma ancora di più. Ok, ci siamo tutti? Ecco, se riuscite a ridurre al minimo le luci, che così almeno riusciamo a vedere benissimo le incisioni. Grazie, scusate. Le donne in preghiera. Le chiamiamo in questo modo perché, vedete, sono caratterizzate da questa forma delle braccia sollevate verso l'alto. È letteralmente una posizione di preghiera. Pensate anche al mondo d'oggi, anche semplicemente alla religione cattolica cristiana. Spesso i preti durante la messa sono in questa posizione. È esattamente la stessa cosa che stanno facendo questi nostri omini. Quindi sappiamo che appunto per questi uomini preistorici la Rupe Magna era un luogo sacro, dove venire appunto a pregare e fare probabilmente anche dei riti, delle cerimonie. Ecco, una cosa che secondo me è importantissima da dire: noi le incisioni le chiamiamo arte rupestre. Per questi uomini non era arte, questa era religione, era preghiera.
quindi non avevano di certo l'idea di fare come stiamo facendo noi adesso, di venire sulla Rupe Magna e ammirare le incisioni fatte dagli antenati, dai nonni, dagli zii. Tanto più che dopo vedremo in un pannello, non avevano neanche l'idea di rispettare le incisioni che già erano presenti, semplicemente perché noi di rastrelli dell'epoca dell'età dei metalli non ne abbiamo trovati. Non è detto che loro avessero già inventato questo strumento, oppure potevano avere uno strumento con questa forma che però utilizzavano per altri scopi, magari neanche agricoli, siamo di fronte a qualcos'altro. Dobbiamo ricordarci che qui siamo in un luogo sacro, quindi perché andare a incidere uno strumento agricolo sulla roccia? È per quello anche che ci viene un pochino il dubbio. Se fosse un rastrello, a quel punto magari andrebbe interpretato un po' come una figura, diciamo, propiziatoria, nel senso, faccio vedere alla divinità che sono bravo, che so fare agricoltura, quando poi vado a fare il raccolto, la divinità mi farà avere un raccolto abbondante. Però ecco, finché non troveremo effettivamente un rastrello, non potremo dare la conferma. Qualcun altro ha detto che potrebbe essere uno strumento religioso, che noi non riusciamo a catalogare semplicemente perché appunto non l'abbiamo ancora scoperto. Qualcuno di voi è stato in Valcamonica? Belle curve girate indietro verso la schiena. Questo è il muso arcuato. Sul collo, se notate, hanno fatto addirittura la barba o comunque le ghiandole. Tutto questo vale al corpo. Qui in fondo abbiamo un piccolo codino e le quattro zampe. Qua accanto lo so che è difficile, ma c'è il suo fratellino brutto. È uguale identico, ok? Semplicemente è inciso meno. È meno definito. Questi due appunto non sappiamo distinguere tra il selvatico e il domestico, ed è un po' vede un po' lo stacco con questa schiena gobba. Tutto questo è pancia, quindi abbiamo un animale bello cicciotto, zampe corte, e qui in fondo abbiamo la coda con questo ricciolino. Questo potrebbe essere un maiale, così come potrebbe essere un cinghiale. È lo stesso discorso sul selvatico domestico che abbiamo fatto per la capra camoscio di prima. Non sappiamo distinguere, purtroppo. Le quattro zampe dell'animale, e qua sopra abbiamo anche il cavaliere. Questa è la testa, sì. Il corpo, vedete anche le due gambe dell'omino che scendono oltre il corpo del cavallo. Braccio sollevato verso l'alto che va a finire in questo rettangolo, che è uno scudo. Quindi qua appunto siamo di fronte al cavaliere con la sua cavalcatura. Poi ci sono a volte, appunto, il cavallo che volevo farvi vedere, ma va benissimo anche questo, senza l'omino, semplicemente disegnano solo il cavallo. C'è un animale simile, tra l'altro, che non riusciamo a vedere, che invece è il cane. È similissimo al cavallo, anche quello lo fanno super stilizzato, semplicemente rispetto al cavallo ha le zampe più corte e la coda, invece di essere rivolta verso il basso e essere così lunga, fa un bel ricciolo verso la schiena. Allora, proprio adesso facciamo un attimo da parte. Tutto attorno vedete che abbiamo questi buchi. Quando troviamo i buchi incisi si chiamano cappelle. Sulla nostra roccia abbiamo questa piccola composizione, ci sono altre composizioni simili con queste poche coppelle raggruppate. Ci sono delle coppelle là dietro che sono, scusate, adesso con la luce ci spostiamo un attimo, poi la rimettiamo lì. Là dietro nella parete verticale abbiamo delle coppelle molto più grandi rispetto a queste, le vedete? Ok. E poi ne abbiamo più di 2000, tutte sulla sommità della roccia. Proprio nella parte più alta, dall'inizio della roccia. Abbiamo anche il gattino, bellissimo. Ciao bella, ciao. Ciao bellissimo. Miau miau, miau miau. Miau miau.